È ripreso il campionato di Serie D, girone D, e la Pistoiese definita sbarazzina dal patron De Simone è stata sconfitta al Melani per 3-0 dalla capolista Ravenna. Nessuna sorpresa, ovviamente, perché di certo il tecnico Parigi nulla poteva fare nei pochissimi giorni seguenti la completa rivoluzione della rosa attuata da De Simone. Saranno necessarie come minimo 2-3 settimane per avere una squadra allenata per cercare di salvare la categoria e la stagione. Sarà una vera e propria impresa perché tutto sembra remare contro. I tifosi sono divisi e si passa da quelli incavolati che nella notte tra sabato e domenica hanno cercato di rovinare il terreno di gioco dello stadio a quelli che fanno il distinguo pure dichiarandosi contrari a questa proprietà, a quelli che la osteggiano apertamente contestando sui social e fuori dallo stadio ed infine a quelli che già avanzano le mani dando la colpa all'arbitro reo ieri di aver espulso un arancione dopo 8 minuti di gioco. Il fatto vero è che questa stagione è rovinata ed ha scarse possibilità di essere rimessa in sesto. Gli obiettivi sono chiari. De Simone vuole arrivare a fine stagione con la salvezza e poi vedremo se in un modo o nell'altro riuscirà a pagare le spettanze dovute e di iscriversi al prossimo campionato. Anche per cedere a qualcuno dovrà pur avere qualcosa da dare. La città ormai in gran parte gli è contro, come l'amministrazione comunale, ed aspetta gli eventi, anche catastrofici, pur di poter ripartire come si deve, con nuove facce e capitali veri e anche dalla promozione, se dovrà essere. Saranno mesi duri, con altre 16 gare da giocare, la prima delle quali in trasferta contro la Virtus San Marino, seconda in classifica a quota 36. Si giocherà al comunale Acquaviva di San Marino. In questa fase, con la discesa in campo di squadre raffazzonate, è meglio stringere al minimo la cronaca ricordando come però siano cambiati gli obiettivi e le promesse fatte a suo tempo dalla proprietà. Morale della favola è questa. Il prima al termine delle gare si annotava il distacco dalla capolista. Ora, dopo l'operazione De Simone, si annota il vantaggio sulle ultime due che retrocedono direttamente in eccellenza, che sono attualmente Certaldo 11 punti e Borgo San Donnino 10 punti. Un bel progresso davvero. Attualmente sono 14 punti di vantaggio sul Mezzolara, che è terzultimo. Pistoiese che è scesa in campo con Mataloni, Mendolia, Camana, Sansone, Cordato, Pertici, Carannante, DHT, Milani, Fiaschi e Bonfanti. Rimesso in sesto il campo del Melani alla prima gara dell'inizio del campionato di ritorno, visto che nel frattempo fra sabato e domenica, come detto, ignoti, scavalcando le recinzioni, avevano cercato di scavare delle buche con l'intento di impedire lo svolgersi della gara, anche questo per capire che ormai fino al termine del campionato si parlerà al 75% di politica del calcio e al 25% di calcio giocato. Clima non dei migliori al Melani, con molti tifosi assenti, con gli ultras rimasti fuori a urlare slogan contro De Simone e solo 208 hanno staccato il biglietto, 70 da Ravenna, più i 490 abbonati che forse non c'erano tutti. All'ottavo minuto intervento in scivolata di Camana con colpa alla caviglia di Diallo, l'arbitro è molto severo e espelle l'arancione. Espulsione affrettata? Forse sì, ma è da ingenui credere che l'attuale situazione societaria dell'US Pistoiese 1921 passi inosservata a tutti, anche la federazione e al settore arbitrale. Non ci sarà certamente da aspettarsi arbitraggi di favore e si comincia con l'alibi delle lamentele arbitrali proprio, vero? Ovvio che giocare un uomo o meno sia dal nono del primo tempo sia stato facilitante per la capolista Ravenna, che passa a vantaggio al 26esimo grazie a un colpo di testa di Diallo sul passaggio di Tirelli, arancioni che rischiano anche al 31esimo quando il capitano ravennate Rapai con un violento tiro sfiora la traversa. Stessi protagonisti a inizio ripresa, con Ravenna vicino al doppio al settimo quando sul palo di Boccardi ancora Diallo colpisce di testa ma il portiere Mataloni smette la minaccia. L'allenatore Parigi effettua i primi cambi con ingressi di Donnarumma, Del Rosso e Ielo per Fiaschi, Diecate e Milani. Da notare un tiro di Ielo su punizione parato senza difficoltà da Cordaro, ma poi arriva a 2-0 per gli ospiti, un gol messo a segno dall'appena entrato Sabatini con un colpo di testa su palla battuta su punizione da Rapai. Ormai per gli ospiti risultato in cassaforte, arancioni pericolosi nel finale quando c'è stata anche la possibilità di accorciare le distanze grazie a un tiro di Biagi fuori di poco. Comunque la chiusura è di un contropiede ospite vincente con doppietta personale di Sabatini.
Quindi, come detto, la prossima gara sarà a San Marino contro la Victor San Marino, che ha 36 punti in classifica ed è seconda in campionato. Si giocherà al comunale Acquaviva di San Marino.